Buon anno! Auguri! Viva il lupo! Ciao a tutti, bentornati alla quarta diretta dei nostri Music Room di Jam TV. Questa prevede anche una partecipazione più attiva di tutti voi partecipanti alla diretta perché è un argomento che è divisivo, come si dice oggi. Parleremo di trap, ne parleremo però spero, anzi ne sono certo, in maniera intelligente e anche aperta, perché uno dei problemi che questo genere musicale, che oggi peraltro è super mainstream, ha avuto e forse ha ancora, è il fatto che subisce dei fortissimi pregiudizi da parte di chi la odia, come era nel titolo, no? Noi non stiamo da nessuna delle due parti, perlomeno il sottoscritto, anche se sinceramente non voglio convincere nessuno. Da nessun punto di vista, anche perché ho fatto fatica a convincere nessuno e ci sono riuscito, ma per questo ho voluto accanto a me un po' di amici, da una parte o dall'altra, o forse boh, da entrambe le parti, lo vedremo. Iniziamo con gli artisti, iniziamo collegato on the road, come facevano una volta le rock star. Il personaggio che si dice sia stato il primo a portare la cultura, la musica e il sound trap in Italia. Maruego, benvenuto, bentornato. Sei Grazie. fuori con un singolo, Terra Bruciata, proprio in questi giorni, che anche questo è un ritorno tuo sulle scene. Ne parleremo perché comunque mi sono informato e devo dirti che l'ho ascoltato con attenzione e anche ho visto il videoclip molto carino, non so chi sia il regista, però fagli i complimenti da parte mia per quello che conta. Ideato e scritto da me. Ah, voilà, allora basta, proprio one man band, come si diceva una volta. Sempre sulla stessa scia, meno generazionale, anagrafica, è con me Andrea Bertolucci, giornalista, autore di un libro che si chiama Trap Game, i sei comandamenti Scusate, dell'uomo. sta passando un'ambulanza qua, tra l'altro. Arrestando Maruego in diretta. Esatto. Ah, po posso? Questo è Ok. il libro pubblicato da Eupli, scritto da Andrea Bertolucci, e in cui appunto sei protagonisti della scena trap conversano con l'autore per cercare di approfondire quelli che sono i sei argomenti che caratterizzano principalmente questo genere musicale. Per farmi aiutare, anche per capire il punto di vista di chi ha pregiudizio, sono ricorso innanzitutto al più bravo e più famoso poeta rock d'Italia. Quindi benvenuto Vincenzo Costantino Cinaschi qui sulle onde di Jam TV. Non so Ciao a quanto tutti. ne sappia di trap, ma sai moltissimo di linguaggio. Siccome Maruego è un artista che maneggia il linguaggio in maniera sicuramente molto, molto interessante, vedremo, diciamo, a confronto due modi, due forme espressive. E quindi spero di vederlo perché appariva e scompariva il mio vecchio amico Alberto Fortis, la generazione dei cantautori l'ha visto come trade union tra il cantautorato classico e il nuovo cantautorato. È sempre stato comunque un artista curioso, all'avanguardia. Alberto, se ci sei, compari o cerchiamo di farti comparire, però so che tra poco ti unirai alla nostra stanza. Dicevo, il pregiudizio spesso che il pregiudizio che circonda la trap è spesso però dovuto a ignoranze in materia. Allora vorrei che Andrea Bertolucci, con la sua rinomata capacità di sintesi, intanto ci spiegasse che cos'è la trap, dove nasce e quando sbarca nel nostro paese. Allora, trap è innanzitutto non tanto un genere musicale, lo definirei più una cultura a tutti gli effetti, perché la parte artistico-musicale è uno dei tanti aspetti che connotano la trap, ma non è l'unico. Ce ne sono altri che poi magari, compreso il linguaggio che tu hai già citato e che nel corso della nostra chiacchierata affronteremo. Nasce in un momento imprecisato all'inizio degli anni 2000 ad Atlanta, nella città di Atlanta, negli Stati Uniti. Nasce come
alla stregua di un gruppo di narcotrafficanti della Black Mafia Family, erano due fratelli in particolare, che sono, si trovano tuttora in carcere, e nasce nelle Trap Houses, da cui tra l'altro prende il nome di Trap. Erano delle vere e proprie case trappola, infatti Trap, tradotto in italiano, significa trappola. In queste case veniva venduta, preparata e consumata la droga, praticamente il crack, ma anche altre sostanze. Nel corso del tempo ha iniziato anche a svilupparsi, diciamo, la parte musicale, associata ovviamente a tutta un'estetica piuttosto gangsta, piuttosto di strada, ecco. A me piace sempre differenziare la nascita dell'hip hop, che avviene invece in luoghi molto ariosi, aperti, nei tetti con i block party, cioè in luoghi che sono proprio open, rispetto alla nascita della trap, che viene invece dentro le case, quindi in contesti più claustrofobici, per così dire. Si sviluppa, i primi trapper sono appunto tra l'altro finanziati con il riciclo di denaro illecito proveniente dal traffico di stupefacenti, e poi questo sound diventa pian piano negli anni dominante, ovviamente prima negli Stati Uniti, ma poi nel giro di 15 anni arriva in Europa. Prima arriva in Francia, poi in parte, diciamo, per questioni anche geografiche, in Germania, e in Italia approda proprio con la persona che è qua sotto di me, che ha, diciamo, mutuato, ha preso alcuni, soprattutto di situazioni e di mood linguistici e di sound, e li è andati, diciamo, a mescolare con quella che era poi la sua cultura, quel suo melting pot culturale, perché è diciamo di origini marocchine, e anche il suo melting pot linguistico, poi appunto lo vedremo. Il primo album è proprio di Maruego, è Che ne sai, il primo album trap in Italia, e la prima vera hit è stata, possiamo dire, Cioccolata. Quindi questa è un po' la genesi dagli Stati Uniti fino all'Italia. Volevo chiedere a Maruego una cosa, perché appunto la sua è una storia interessante, adesso Andrea l'ha sintetizzata, una storia che potrebbe anche essere di, tra virgolette, piccolo riscatto sociale. Però mi chiedo, come è nata in te la passione di fare musica? Normalmente, diciamo, per generazioni come la mia o come quella di Alberto Forte, noi, come dire, ascoltavamo i nostri idoli musicali, prendevamo la chitarra e cominciavamo a emularli in qualche modo. E com'è nata, com'è scattata la scintilla? Guarda, è tutto nato da MTV. Io seguivo molti programmi musicali dei tempi, cioè che c'erano ai tempi e che trasmettevano hip hop. Poi comunque ho frequentato una scuola di indirizzo musicale, suonando uno strumento musicale che poteva essere pianoforte piuttosto che la chitarra, che il violino. E, dopodiché, il vero e proprio approccio alla musica, il primo approccio alla musica è stato in una band punk. Io suonavo la batteria, e poi dopodiché sono arrivato a scoprire il rap italiano, cosa che io non conoscevo assolutamente, con i primi pezzi che furono che uscirono ai tempi con Fibra, Mondo Marcio. Ho iniziato a scoprire il rap italiano, e da lì ho iniziato ad avere la passione proprio per il rap italiano, per la scrittura e tutto quello che comunque era una cultura dietro all'hip hop, cioè non era solo musica, era anche lo stesso andare in skateboard piuttosto che in BMX, interessarsi ai graffiti, avere una cultura piuttosto underground comunque. Ma faccio già una domanda che rivolgo un po' a tutti, ma una cultura underground che nel breve scorrere di pochi anni diventa mainstream, che futuro potrà avere? Beh, diciamo che secondo me le cose che diventano mainstream poi vengono utilizzate e riutilizzate fino allo sfinimento, no? Quindi io non vorrei che ci fosse la stessa wave che ci fu qualche anno fa per il punk, no? Che ci fu un'ondata di punk assurda,
ovvero i Fille, piuttosto che tutti questi gruppi qua che comunque sono scomparsi adesso. Penso che la trap comunque abbia messo radici fortemente a terra per non spostarsi, poi non lo so, appunto dipende da noi artisti. Ma la mia domanda era un po' diversa, sai, volevo chiederti, questo lo dico anche a Vincenzo Cinaschi, anche a Alberto Forti. Quando una cultura è underground, vuol dire che c'è anche un legame fortissimo, no, tra chi la produce, chi la ascolta, chi la fruisce. Io ho detto più di un'occasione che questa cosa ha caratterizzato almeno 50 anni di musica e poi negli ultimi anni è sparita, salvo mantenersi proprio nella trap, dove c'è, secondo me, l'unica forma oggi in cui c'è un legame diretto, no? In cui il fruitore si immerge, no? Nelle parole, nel messaggio, nel suono, nel modo di vivere, no? Di chi fa tipo di arte. Allora io mi chiedo, però, quando questa cosa diventa mainstream, non si rischia di perdere questa etica? Visto che tu hai citato il punk rock ha avuto sempre un'etica fortissima e gli ha anche consentito una longevità, no? Alberto, tu sai che cosa intendo, no? Parliamo di fenomeni che abbiamo visto, che nell'underground sono diventati di successo e poi si sono, come dire, edulcorati, sbiaditi, hanno perso quella forza, ma anche il pubblico che avevano all'inizio. Ti risponde Alberto? Teoria sì, però mi sembra bloccato, vediamo se mi sente. Allora, non so se mi state sentendo. Sì. Va bene. Allora, innanzitutto buona serata a tutti. E dunque, io credo che si debba fare un distinguo fondamentale, Ezio. La tua domanda è molto interessante e, come si sa, l'arte e la musica diventa sempre il segno dei tempi, è la punta dell'iceberg di un periodo che stiamo attraversando. Nel parallelismo io vedo questa differenza ad oggi, perché bisogna distinguere quella che è l'action musicale, quindi la bravura anche di moltissimi artisti giovani, moltissima trap. Se faccio un passo indietro, voglio ricordare che sono un artista aperto alla provocazione, alle innovazioni, a parte i miei esordi con le canzoni molto polemiche che parlavano un linguaggio ben mirato e diretto, ricordo che nel 1984 ho fatto forse una delle prime bozze di rap italiane con un brano intitolato Plastic Messico, perché già svivacchiavo negli States, a New York, insomma. Quindi io adoro tutto ciò che è innovazione e in qualche modo scardina le pigrizie e porta novità. Quindi però bisogna distinguere la bravura dell'artista da ciò che poi tutta l'onda, tutto il mainstream del genere va a rappresentare. Io un rischio che trovo ad oggi, e non voglio generalizzare, ma un rischio poi della percezione dell'onda generale, sia quello di molte volte del rischio di una volgarizzazione che è diventata una sorta di cliché e molte volte per una determinata fascia magari un po' più labile e un po' più malleabile, diventa anche delle volte esempio di atteggiamenti sociali e comportamentali che possono avere anche dei rischi. Questo è sorprendente perché magari non è tanto nei giovani artisti che ancora proprio crescono come l'animale selvatico della giungla che respira aria buona e fa aria buona, ma soprattutto in certe operazioni mediatiche che stanno intorno a nomi diventati oramai importanti, che forse però hanno anche lasciato i colori autentici e sostanziali della trap, o comunque di radice, di sorgente anche della trap. Io per esempio adoro artisti come Post Malone, Childish Gambino, Kendrick Lamar, insomma questi artisti qua che secondo me hanno una mediazione cosa. Quindi dobbiamo stare attenti a far sì che l'artista si nutra sempre di autenticità sua, perché il rischio è che tutto questo stia diventando un po' come i gadget nella moda.
Vincenzo Costantino Cinaschi, ti ho presentato come uno dei maghi della parola, come il più grande poeta rock. E so che la cosa che a te comunque colpisce del mondo rap e trap è proprio l'uso della parola, che è ovviamente primario. Io sono, anche in base alla domanda che hai fatto tu, sono sempre attratto da ogni forma comunicativa, no? E mi interessano anche le modalità di arrivo a questa forma comunicativa. È sempre successo, no, che il lumpen proletariato urbano producesse comunque ricerca, curiosità e innovazioni, no? È successo nella letteratura, nella musica tantissimo. E anche la trap, che nasce comunque come un sottoprodotto del rap, dell'hip hop, no? E attinge, anche se non mi sbaglio, lo può confermare Maruego, anche un po' alla Francia, no? Per certi versi, alle banlieue, e comunque sono, diciamo, la genesi comunque è periferia, no? Atteggiamento esistenziale anche di periferia. La questione del restare dentro la storia o essere di passaggio, essere estemporanei, riguarda proprio anche la forma il tipo di narrazione che si decide di fare, quindi riguarda anche il talento maggiore che è a disposizione di un artista, è quello di non prendersi mai troppo sul serio, no? Ma di cercare di raccontarsi il più possibile, giocando con tutti gli strumenti a disposizione, no? Anche a livello di atteggiamento, non solo con l'uso della parola. Per cui cercare di non diventare macchietta, come diceva anche Alberto. Per cui dipende molto dalla forma dalla narrazione che si decide di fare, così come hanno fatto in certi casi in maniera egregia con l'hip hop e con il rap, che io avevo definito e definisco ancora la nuova frontiera poetica per questioni di linguaggio, così come ci sono state anche lì delle macchiette, no? Tra essere una meteora, essere un meteorite, come si dice, il confine è sottilissimo, no? Per poi diventare un satellite magari. Non lo so, io confido in una cosa, cioè la cosa che deve spingere quando cerchi di comunicare la tua narrazione, cioè chi sei, perché nasce questa voglia, perché ti sto cantando questo, ti sto recitando questo, ti sto leggendo questo, non è tanto la ricerca immediata del successo, che è una componente, ma è una componente molto limitata per quanto mi riguarda. Quello che dovrebbe spingere è la ricerca dell'immortalità, di lasciare un segno, perché la tua narrazione lascia un segno, perché sei comunque un prodotto storico, no? Che tu lo voglia o no, a livello come è stato per il punk è nella storia della musica, ma ci sono generi che magari sono passati e sono finiti, no? Rimangono solo nei libri, mentre il punk è rimasto vivo ancora, nonostante qualcuno lo pratichi di meno. La stessa cosa succederà, sono convinto, alla trap, così come succede al rap, all'hip hop, perché stanno raccontando con le modalità giuste e chi ha la capacità di farlo bene, un momento storico, un momento di vita, e a questo bisogna prestare attenzione. È chiaro che poi l'enfatizzazione dell'effetto può essere dannoso, perché se ti limiti a raccontare quanto è bella la ricchezza, faccio soldi a palate, mi vesto con gli anelli, non mi interessa quella narrazione, ma se mi racconti la tua periferia, le tre pause, sappiamo che cos'erano, no? Le tre pause dove nasce tutto, erano luoghi abbandonati, appartamenti abbandonati dove si spacciava, ci si incontrava lì, non c'era neanche in embrione la voglia di comunicare questo, perché era comunicare l'illegalità, no? Però è venuta questa voglia di narrazione da luoghi ameni, da luoghi dimenticati da Dio. E questa narrazione serve a far capire dove siamo, chi siamo, perché ci siamo, no? Per cui chi riesce a farlo bene ci sta facendo un regalo di narrazione, ci sta facendo un regalo che va comunque ascoltato, al di là del genere. Il genere è un vestito, quello, quando togli quel vestito sei tu nudo, e se si vedono le cicatrici che hai addosso anche quelle mi raccontano qualcosa, capisci? Per cui diciamo che per me restare nel tempo significa semplicemente raccontarsi bene. Andrea Bertolucci, la narrazione, per usare le parole di Cinaschi, della trap, un segno forte dal punto di vista così sociale, l'ha lasciato, ed è quello della fortissimo gap che ha creato tra genitori e figli, no? Nel tuo libro tu analizzi, io non so se tra i nostri partecipanti ci siano più figli o più genitori, invito comunque entrambi a intervenire nel caso. Io sono figlio di me stesso. No, io mi rivolgevo, diciamo, non agli ospiti, ma ai partecipanti. Guarda. Ah, ok. Per cui mi chiedo come
come viene valutato questo? E un'altra domanda anche per Maruego, perché mi pare che più o meno siete coetanei tu e lui, siete insomma entrambi un po' più grande io. Beh, siete comunque più o meno intorno ai 30 anni, beati voi, no? Il pubblico della trap oggi che età ha? Perché poi volevo fare una domanda a Maruego proprio riguardo al suo ultimo lavoro. Io parto dalla seconda domanda dicendoti che in realtà il pubblico della trap è molto molto più variegato e differenziato di quello che si possa immaginare. Viene soprattutto a livello mediatico raccontata come un genere, come una cultura propria dei ragazzini, quasi dispregiativa, utilizzando questi termini in maniera dispregiativa, cioè la famosa generazione Z, no? In realtà io credo che abbia un pubblico anche più insomma di un'età differente, non parlo ovviamente di chi ha magari 50 o 60 anni, però arriva anche, io ho visto ad alcuni concerti di alcuni artisti, non tutti, anche persone attorno ai 40, quindi comunque il pubblico è molto più variegato di quello che si pensa. Per quanto riguarda la prima domanda, quello che dicevi tu Ezio è assolutamente vero, la trap è un genere divisivo che crea divisione generazionale, ma la crea anche perché dal mio punto di vista fino ad oggi è stata narrata, è stata raccontata, no? Questa narrazione di cui parlava Vincenzo prima è stata fatta in maniera scorretta anche per colpa di una serie di eventi di cronaca, ricordiamo la tragedia di Corinaldo, tutti quanti queste vicende non hanno certo aiutato a diciamo portare una luce mediatica, una narrazione mediatica corretta del fenomeno, bensì l'hanno fatta insomma raccontare, narrare in maniera distorta e talvolta anche pericolosa. Quindi l'atteggiamento del genitore oggi è di chiusura, di paura, di anche mancanza di voglia di comprendere, di capire questo genere, questa cultura. Però la critica, per definizione non si può criticare qualcosa che non si conosce, quindi io comunque invito tutti i genitori, eventualmente anche che ci stanno ascoltando, a cercare di approfondire, di capire meglio, perché attraverso questa musica capiranno anche molto di più, molti più aspetti dei loro figli, perché si vestono in un certo modo, perché consumano determinati prodotti, in una data maniera. Ecco, la musica diventa un po' la chiave per aprire tante porte che i genitori spesso non riescono ad aprire e quindi a comunicare con i propri figli. Senti, invece, la stessa domanda per Maruego, e poi anche per Alberto, perché Maruego nel libro, adesso cerco di sintetizzare, il tuo intervento che riguarda appunto il capitolo relativo allo slang, a un certo punto quasi all'inizio del tuo intervento dici che non è tanto importante cosa dire, ma è più importante il come dirlo. È chiaro che questo è diciamo un messaggio abbastanza forte, molto in controtendenza con quello che è sempre stato, come dire, il messaggio del cantautorato, comunque di un certo tipo di mondo musicale e anche poetico. Sì. La pensi sempre così? Maru, sei? Forse è inghiottito dal dall'S lunga di Portello. No, perché non lo vedo neanche, non vedo l'immagine neanche. Allora chiedo invece ad Alberto. Non sento benissimo però. Vabbè, se no spegni la telecamera e parla col microfono. Esatto. Alberto, se hai sentito la domanda... Sto facendo così, ma non sento benissimo. Ok, allora, secondo me non è vero, perché la musica ha diversi ascoltatori, diciamo. Ci sono i ragazzini che si ascoltano certe cose, poi ci sono quelli un po' più maturi che se ne ascoltano altre, poi ci sono i tristi che si ascoltano quella roba lì, ci sono quelli allegri che si ascoltano i trapper allegri,
Varia, di certo io ho il potere di poter utilizzare le parole perché ho due culture, faccio parte della cultura araba e di quella italiana e posso mischiarlo perché posso, perché non me lo vieta nessuno, è bello giocare con le parole e questa cosa però fa sì che mi si avvicinano anche, che ne so, personaggi arabi che però non sono in Italia, ma sono semplicemente in Francia, che si rispecchiano nel marocchino che c'è e ti supportano lo stesso, capisci? Però nel tuo terra bruciata c'è, per usare le parole sempre di Cinaschi, una narrazione forte e anche un uso, permettimi il termine, di poesia di strada, che è molto, come dire, molto ben centrato. Quindi mi sembra una cosa di un artista maturo. Quindi ti chiedo, quanto è diverso Maruego Grezza agli esordi rispetto ad oggi? Beh, sicuramente all'inizio era... sicuramente all'inizio era tutta un'altra cosa, era più che altro cercare di approcciare, ma perché sapevi che forse non venivi neanche ascoltato, quindi ti potevi permetterti di dire quello che volevi, no? Adesso invece devi stare molto più attento, perché comunque hai delle responsabilità e questo non è più un... cioè, c'è bisogno di quella maturità, perché comunque un artista comunque è anche sempre una vetrina che cammina, secondo me, no? E non so, Alberto, invece, per tornare al discorso che facevo prima, cioè del contenuto e della forma, tu appartieni, appunto, io ti ho sempre visto come una specie di anello di congiunzione, no? Tra il vecchio cantautorato, il cantautorato classico, diciamo, dei Guccini, De André, eccetera, con una nuova forma di cantautorato, quella che poi porta artisti come Daniele Silvestri, Niccolò Fabi, eccetera, eccetera. E nel tuo caso la forma era una forma anche musicale, molto più evoluta, no, rispetto al cantautorato classico. Il messaggio, invece, il messaggio della parola, nel tuo caso, che tipo di lavoro avevi fatto e ancora oggi che valore a questo, diciamo, all'aspetto della comunicazione attraverso il testo, che valore ancora dai? Stanno scomparendo tutti pian piano, siamo rimasti in tre. No, siamo rimasti in trap. Siamo rimasti in trap, esatto, in trap, nella trap house siamo rimasti in tre. No, guarda, prendo un attimo la palla al balzo e dico io 2 minuti una cosa sul tema del linguaggio, cioè della disgregazione del linguaggio, così vediamo se nel frattempo rientra qualcuno tra Alberto e Maruego. Allora, è vero, la trap non dà più tanto importanza a cosa dici, ma più a come lo dici, perché avviene proprio un processo, innanzitutto è una questione anche politica, banalmente, mi spiego, il vecchio rap, il vecchio hip hop, la cultura hip hop dà molta importanza, cioè una fortissima matrice politica, cosa che nella trap viene meno questa forza, questa matrice politica, e diventa tutto molto più ego riferito. In questo senso anche il linguaggio è una, diciamo, un'espressione di questo cambiamento, di questo switch, e anche in termini proprio, diciamo, di flow, cioè di forma canzone, cioè la rappata che diventa canzone, il linguaggio, quindi l'MC, il rapper in questo caso, va addirittura, cioè si permette delle cose che nel vecchio rap, nella old school dell'hip hop non si sarebbe mai permesso, per esempio quella di andare fuori dai confini del beat, cioè il beat non è più una gabbia entro cui, diciamo, ci si deve per forza mantenere, ma diventa invece una cosa da cui si può strabordare, si può andare oltre, ecco perché in questo senso è più importante come lo si dice rispetto a cosa si dice, così ho risposto io al posto di Maru.
invece, non so Se se posso riesco. intervenire, Ezio. Ezio, se posso intervenire. Sì, prego. No, una cosa, bisognerebbe anche sono abbastanza d'accordo con te, Andrea. Bisognerebbe fare una distinzione, no, tra concetto e idea, no? Che apparentemente sembrano la stessa cosa, il concetto e l'idea, invece sono due cose ben distinte. Cioè, il concetto è una cosa che resta, è radicata, è quello a cui ti appoggi, è il messaggio, no? Che poi cerchi di fare arrivare, no? L'idea invece diventa strumento, lo strumento che fa da ponte per il concetto, e quella la puoi cambiare, vestire in maniera diversa, no? Quindi diventa il come, se vogliamo, il come dire la cosa. Però senza il concetto l'idea non ha vita, non ha assolutamente vita. Per questo è necessario, secondo me, restare comunque connessi col concetto, no? Sempre parlando in un linguaggio pseudotecnico. E in sostanza significa questo: io posso decidere di vestire quello che voglio dire come preferisco nell'ambito del genere che sto abitando, no? Però quello che cerco di dire deve essere coerente con quello con cui sto cercando di vivere. Non so se riesco a spiegarmi bene. Cioè, puoi tranquillamente enfatizzare. Ti faccio un esempio, no? Se nasce dalla necessità di comunicare anche un disagio, una realtà al di là politico e sociale, questa cosa non deve morire a beneficio di un'esaltazione dell'effetto, no? Perché se io mi limito a raccontare il mio vissuto, che è fatto di ricchezza guadagnata grazie anche a quello che sto facendo, di valori che non condivido, cioè come il machismo e il rapporto tra generi completamente fuori contesto, no? Se io comunico questi prodotti sociali, questi valori sociali, sto tradendo un po' quello che è il mio vissuto, quello da cui cerco di emanciparmi anche attraverso una forma comunque artistica, no? Per cui forse come lo si dice è importante se si dice la cosa che vuoi dire, e che non ti adegui a un prodotto di mercato. Capite cosa intendo? Cioè, se io parlo di puttane, alcol, anelli, ricchezza e faccio tutto io, sono il più bello di tutti, non sto dicendo quello che sono, sto dicendo quello che sono diventato. Allora, se quello che sono diventato mi fa vendere, non me ne frega, non mi interessa, cioè non ti ascolto, perché mi stai comunicando solo perché vuoi vendere. E qui sta proprio la differenza, il passaggio sottile tra essere e non essere, che non è Amleto. Non so se siamo chi c'è, non riesco, non faccio, Ezio, voi Alberto, ci sei? mi sentite? Sì. Perché io, come avevo premesso, sento pochissimo e ogni tanto c'è qualche buon momento di connessione. Volevo approfittare di questo perché ho sentito finalmente qualcosa di ciò che ha detto Vincenzo. E se voi mi sentite, ne approfitto per questa parentesi di grazia telematica. E volevo dire questo, che una prova del 9 dell'arte dei generi delle epoche è l'aspetto populista, cioè nel senso più nobile, nel senso del pubblico sovrano che reagisce in qualche modo. E questo è ciò che rimarrà nel tempo. Questa forza del populismo dell'arte genera tra il pubblico, tra le persone, nella società, alla fine o una rivoluzione, dico pacifica, perché pensiamo ai momenti più esaltanti, più forti del rock, del punk stesso, no? Quando tornando ai grandi maestri beatlesiani, Beatles, che hanno in qualche modo decretato una rivoluzione proprio sociale, anche dal punto di vista visuale del video. Ho sentito, ho captato che ogni tanto parlavate anche della forza innegabile del video, oramai imprescindibile. Ecco, io ho la sensazione ad oggi che il populismo di cui si sta nutrendo tutto ciò di cui parliamo del genere, tenda invece a un livellamento al basso, perché, tanto per citare ciò che è stato anche detto, se
non è ribellione, non è protesta, proposta, quando io sento un testo che dice testualmente te lo voglio mettere nel culo perché ti voglio far male, e con magari appunto il video con la ragazza incappucciata di fronte, sappiamo tutto lo scandalo, eccetera. Perché la problematica è che poi magari le baby gang meno autonome cerebralmente, appunto, vanno in qualche modo a parafrasare a volte, purtroppo, anche atrocemente nella realtà. E quindi io torno a dire che c'è una grande responsabilità e una grande mancanza nella stanza dei bottoni, cioè in chi comanda le redini di questa carrozza. Perché, tanto per non fare nomi, noi, e questo attenzione, non voglio insultare i veri trapper, perché qua andiamo in un'altra declinazione ancora, ma non possiamo avere allora a Sanremo ospite sempre Achille Lauro che ci fa rivedere le unghie di David Bowie, dico a livello di percentuale, no? di artisticamente, di cose già viste, ritrite, perché poi questo crea appunto una popolarità e un populismo che non ha sostanza, non ha autenticità, non ha innovazione e creatività. Non si può andare avanti così, perché ci sono tantissimi bravi artisti, tantissima bella musica in qualsiasi genere, ma deve essere in qualche modo premiata l'autenticità e la creatività. Non si è creativi se si arriva col circo Barnum al completo e poi però non si dice niente di nuovo dal punto di vista della scrittura musicale. Quindi questo è una cosa molto, un disco che secondo me diventerà fondamentale nel prossimo futuro. Io per esempio un anno fa circa, ho scritto una canzone che si intitola Mafia, scritto P-H-Y, Mafia in questo senso, dove è la storia di una meretrice che si mette al servizio di determinate comodità. Ecco, e quindi il nome poi va da sé, ognuno pensa quello che vuole, ma mi sembra che il tutto stia indulgendo in una comodità di interessi. E questo mi dispiace molto, perché con anche l'uso e l'utilizzo di questi codici artistici, e quando sono autentici, generazionali, si potrebbe parlare un discorso molto intelligente che allora si va a scardinare davvero. Perché un conto è dire Vincenzo ti ammazzerò, ecco, tanto per dire una cosa che ho vissuto sulla pelle, che è dritto. Un conto è anche Vincenzo, oggi l'ho vissuto anch'io, tuo. L'ho vissuto anch'io grazie alla tua canzone, l'ho vissuto anch'io. me la cantavano sempre. Sta dicendo, è inutile che ci incazziamo tutti e poi alla fine l'obiettivo è l'auto bella, il riscatto sociale, per carità, ma ben venga, insomma, perché se una persona lavora e poi riesce nella società e nella sua carriera è il risultato più meraviglioso che possa ottenere, ma non si è finalizzato questo. In sintesi, e concludo, mi sembra che ci sia una temporalità molto posticcia di non del potenziale, ma di ciò che stiamo vedendo, perlomeno nel nostro, perché un conto è 50 Cent che ha fatto la galera, torno un attimino indietro alla rap, eccetera, un conto è tanti aspetti un po' al servizio di ciò che invece nella letteratura e nell'uso della parola, appunto, viene invece contestato. Quindi mi sembra che ci sia una contraddizione in te. Ecco. Andrea Bertolucci, vuoi replicare o comunque... Sì, ecco. Io guarda, devo dire, tra l'altro stimo tantissimo Alberto e sono anche d'accordo in parte con le sue parole, però la trap è qualcosa ormai, diciamo, cioè fa parte della nostra cultura, di conseguenza anche delle nostre vite. Ha più senso, secondo me, distinguere, come hai detto tu, i singoli artisti, anche perché
pure nel cantautorato, cioè pure i figli del cantautorato non è che siano tutti sullo stesso piano e abbiano dato tutti lo stesso messaggio, ma così come gli scrittori, così come i rocker, cioè si può estendere a qualunque tipo di livello artistico e culturale questo ragionamento. Io credo che qua, e ritorno a dire un concetto che ho già detto prima, però il problema sia proprio di come è stata raccontata la trap a livello mediatico. Tu hai fatto giustamente l'esempio di Achille Lauro, che però, cioè, oggi tutti i giornali di nuovo titolano il rapper, il trapper, Achille Lauro non è più, cioè Achille Lauro è fuoriuscito dalla scena. Lui è stato un grande innovatore in questo senso, perché in nei primi anni 2000, in cui l'estetica dominante in Italia era quella della vecchia scuola hip hop, anche a livello proprio di vestiario, quindi cappelli da baseball, canotte, baggy jeans larghi e tutto, lui andava in giro con le pellicce rosa, quindi faceva qualcosa che è stato innovativo e poi ripreso dai trapper, quindi in quel senso lì lui è un innovatore. Però oggi i giornali e i giornalisti che continuano a definirlo un rapper sbagliano, cioè fanno un'informazione sbagliata, perché Achille Lauro è diventato qualcos'altro, poi possa piacere o no, questi sono gusti personali. Il problema è proprio quello, cioè che manca, secondo me, oltre che una distinzione tra quello che è buono e meno buono, ma quella poi la può fare ciascuna persona che ha un minimo di senso critico, manca proprio una distinzione a livello, direi anche mediatico, giornalistico, di racconto, di narrazione, altrimenti si butta tutto nella stessa pentola, si mescola ed esce la trap. Non è così, ecco. C'è una cosa nella trap che già di suo somiglia all'aglio, cioè c'è chi appunto lo ama o chi lo detesta. C'è una cosa che secondo me va oltre l'aglio, e vorrei l'intervento di Vincenzo Costantino Cinaschi sull'autotune, che io credo di volevo far inventarmi. E poi vediamo se risponde Maruego, perché lui è quello che è il colpevole, perché l'ha portato in Italia per primo, quindi... Io volevo fare un sondaggio, anzi un referendum, no? Ma quanto ci fa cagare l'autotune? E volevo sapere il parere degli italiani. Però adesso sento Cinaschi che sull'argomento ha un'idea ben precisa. Abbiamo libertà espressiva? Oh yes! Allora, io no, qui Andrea potrà illuminarmi meglio sicuramente. Non so da cosa nasca l'esigenza dell'uso dell'autotune a livello comunicativo, più che altro, non a livello tecnico. A livello tecnico lo posso immaginare, perché comunque è uno strumento atto ad adeguare l'intonazione, che poi è derivato nella robotica, in una comunicazione aliena più che musicale. Quanto fa cagare? Tanto, a me. Tanto perché non, è un tipo di distorsione non solo acustica, Giorgio Paolo, bravissimo fonico, ci suggerisce, ma come è ben spiegato nel libro di Bertolucci, che è molta colpa di Cher, che quando fece Billy, mi pare. Me lo ricordo quel pezzo. Anch'io lo ricordo bene, certo. Quel pezzo. In realtà è stata la prima ad utilizzarlo. In realtà in Italia, soprattutto in questo genere, qua l'ha portato Maruego. Infatti io per questo facevo riferimento a lui, però ovviamente Cher è ricordata da tutti come la regina dell'autotune. No, sarebbe bello sentire Maruego sul perché di questa scelta. Ma io ho scritto adesso se rientra. Perché a livello tecnico sarebbe utile capire quale esigenza. Invece avesse, mi potete rimandare dalla regia, ecco, bravo Giorgio Paolo, mette Believe, me lo ricordo 99, bene. Dalla regia c'erano altri due interventi, uno di Rita che parlava della leggerezza della comunicazione rispetto invece alle cose, come dire, importanti da dire, poi ne ho visto un altro ma mi è sparito troppo velocemente, quindi no, in modo tale che almeno rispondiamo. Ma no, questo l'avevo visto, qua. Quello dopo, quello di Rita, ce n'è stato un altro che mi è sfuggito. Facci vedere anche gli insulti. Anche no, gli insulti, esatto. Soprattutto gli insulti. No, perché sono più stimolanti. No, questo qua, ragazzi, c'era un altro dei partecipanti, mandate le domande. Ma sono tutti a Sanremo stasera. No, è ancora presto. Un altro intervento che mi sono perso, perché è mandato e poi è sparito. Devono rimanere, se no uno non riesce a leggere. Invece chiedevo una cosa a Andrea Bertolucci e poi di conseguenza a tutti gli altri. Nel tuo libro, tra i 6 comandamenti che tu citi, no, utilizzandoli come capitoli ma anche come spiegazioni delle
chiamiamole così, le parole chiave, i concetti chiave di questa musica. Oh, ecco, ah, Piero Casiraghi, grande maestro di tennis. Andrea è stato molto informato. Grazie, con grazie, ci mancherebbe altro. Ed è uno che, te lo dice uno che la sa lunga. Allora, ti dicevo, Andrea, nel tuo libro ci sono i 6 capitoli dedicati appunto ai 6, li abbiamo chiamati i comandamenti, no, del nuovo hip hop. Allora, la maggior parte di questi sono di fatto i comandamenti del vecchio rock and roll. Eccolo, tornato. Bene, no? Cioè, eccomi, eccomi. Eccoti. Sesso, droga e rock and roll. Il sesso c'è, no? Ma non prende molto. Le sostanze ci sono, la musica, il linguaggio c'è. Non sento. Moda, lo stile. Ci sono altri 2 concetti però, di cui uno... magari per estensione il discorso del blocco, no, che lì è molto specifico, però può essere inteso come, come dire, forma identitaria. Sicuramente la cosa che tocca, il discorso che ha fatto un po' anche prima, è il discorso dei soldi, no? Che diventano un argomento principale, addirittura un valore, mentre per molti sono una cosa necessaria, ma non possono diventare un valore. Se no diventi peggio di quelli che noi critichiamo, almeno questa è la mia opinione. Andrea? Sì, è vero, allora in termini etici è vero, ineccepibile il tuo ragionamento. Il punto è che la ricerca, direi, oserei dire quasi cinetica del denaro, no? È proprio quello che muove l'artista. In questo senso, non nel fare arte, cioè non nel fare trap, nel fare musica, ma nel cercare di raggiungere un obiettivo, che è un po' diverso in questo senso. Non necessariamente si raggiungono poi i soldi, ci sono una marea di artisti che non ci arrivano. È vero che con la trap si fanno più facilmente che con altri generi, però ecco, in linea generale è una, ovviamente uno degli argomenti, tra l'altro, a cui io ho dedicato il primo capitolo di Trap Game, per cui la trap viene più criticata da tutti, cioè, ma quella roba lì è l'unica cosa, che è l'unico obiettivo, è l'unica cosa a cui punta l'artista? No, in realtà no, leggendo poi il mio libro lo si capisce, non è, anche perché, tra l'altro, l'artista, il rapper che mi ha aiutato su quel capitolo si chiama Lazza, ed è sempre, insomma, fa parte sempre della scena trap italiana, e lui dice che in realtà le sue spese sono molto più normali di quello che si possa pensare, e anche qua ritorna un cliché, un racconto che, se si ascolta le sue canzoni, ci si immagina un certo tipo di vita da parte sua, quando in realtà magari poi alla fine lui con i soldi ci porta a cena la mamma e la fidanzata. Ecco, questo è un po', anche perché ricordiamoci, comunque la trap, così come l'hip hop, è una cultura che arriva, è da un mondo, tra virgolette, alieno al nostro, che è quello oltreoceano, alieno fino a un certo punto. Perché dico questo? Per spiegare che in realtà in Italia va tutto un po' ritrovato e ricercato il balance, perché comunque un emergente che va a firmare in una major negli Stati Uniti esce con una Lamborghini, e quindi è un con, cioè avrà anche un certo tipo di, no, di settaggio. Qua in Italia non succede così, cioè se sei emergente vai a firmare in Universal, non esci con una Lamborghini. Ecco che forse bisogna rivedere un attimo questo balance. Non so se Maruego è riuscito a rientrare, perché l'ho intravisto prima nella penombra della sì, l'ho visto, forse ci può rispondere anch'io, quella roba dell'autotune, magari Vincenzo, se vuoi rifargli la domanda, così. Però non ci sentiva mentre aspettiamo Maruego, cioè quello che ha detto Andrea, cioè, ci sono. Maruego, ti abbiamo tirato in ballo per l'autotune, che a tutti noi ci fa sono, cagare, ditemi colpa pure tua, anche detto. Perché io non sento il microfono di Ezio. Ah, il mio lo senti? Sì, il tuo sì.
Ah, ok. Allora ti spiego io. Parlavamo dell'autotune poco fa e Vincenzo ha detto una cosa molto, molto forte, cioè lui è un poeta e ha usato le parole nella maniera più violenta. Ha detto che l'autotune gli fa cagare. E io ho No, detto, beh, guarda. ho risposto alla domanda di Ezio, eh. Quanto fa cagare era la domanda. Ma Ma tanto, tanto. possiamo Io dire non che me la so l'autotune perché. è una roba un po' soggettiva, nel senso è un gusto personale, nel senso a chi piace fare della roba melodica di sicuro gli consiglio l'autotune perché magari riesce a toccare delle note che non avrebbe mai toccato. E poi chi preferisce la roba grezza, infatti io faccio con autotune anche senza. I pezzi melodici che dicono qualcosa, cioè i pezzi melodici comunque presi un po' più alla leggera, li butto giù con l'autotune. Quelli dove devo impormi, dove devo dire delle cose, come nell'ultimo pezzo, non ho usato l'autotune, perché quello che deve risaltare di più non è la melodia, ma è il contenuto, è quello che dico. Quindi non è solo una questione tecnica, è anche una questione proprio, come diceva Vincenzo, cioè c'è un motivo quindi per cui tu usi, Sì, cioè un pezzo. io spengo l'autotune nel momento in cui ti devo parlare. Ah, E ok. nel momento in cui ti devo parlare ti dico qualcosa, cioè tu presti più attenzione. È come per dire in un live, chi usa l'autotune per dire a una certa quando deve parlare col pubblico lo deve spegnere. E diciamo che funziona così anche nella musica. Non so se mi Quando hai un senti. pezzo un po' più leggero dove devi trovare solo una melodia da far canticchiare alla gente, usi l'autotune e ti porti magari una hit facilmente. Se Andrea, invece poi. vuoi comunicare qualcosa, vuoi lasciare qualcosa, l'autotune non basta, devi. Allora, c'è Ezio che sta dicendo qualcosa, ma mi sa che tu non lo No, senti. Andrea, chiedigli No. tu se non trova che invece in generale nel mondo della trap Non l'autotune sia sento. abusato. Non trovi, Maru, che ci sia però un'esagerazione oggi nell'abuso dell'autotune? Cioè, tu alla fine l'hai portato qua in anni in cui era ancora una cosa nuova, aliena, cioè c'era il first reaction shock, no? Quindi tutti dicevano Sì. wow, che figata, perché comunque le cose nuove piacciono sempre. Adesso non è un po' posticcio, un po'. Chiaro, quando una roba è bella viene usata da tutti, cioè, ma questo in qualsiasi ambiente, anche nella moda, quando un vestito è bello tutti se lo comprano, poi lo vedi troppo in giro e ti fa schifo, è così, è anche la musica purtroppo. Sì. Tu tra l'altro, cioè, diciamo, hai creato una sorta, tu hai anche il tuo libro l'hai intitolato Autotune, no? Se mi risulta quello che avevi scritto tu e basta, cioè non Trapscape. Perché Ma guarda, ti comunque. posso anche dire, io ho scritto un libro, sì, ma è come qua, cioè, non ho scritto un libro, è una stronzata, perché poi tu lo sai com'è. Quando. Cioè, capito? Nel senso, non gli ho neanche dato il titolo io al mio libro, quindi figurati. Ah, ok, quindi non ti piace essere associato a colui che ha portato l'autotune in Italia, diciamo, cioè la vedi come una cosa brutta oggi, negativa? No, ma non è questione di autotune o non autotune, è proprio nel senso, cioè, si dà troppa importanza a uno strumento musicale, che poi magari ti migliora la canzone, se lo usi troppo magari storpia, chiaro, come tutto, però è uno strumento musicale, si parla di autotune come se fosse la salvezza degli usignoli, cioè non lo so, Però a non Sanremo è così. si è sentito tanto, cioè, capito? Cioè, è una roba che comunque divide, Sì, cioè, ma quando. mi fa schifo. A Sanremo mi fa schifo perché vedere un artista che magari. A Sanremo ti dirò, non c'è nessun artista che. Pochissimi artisti cantano bene con la loro voce, che mi va a fare qualcosa, capisci? Che mi va a toccare. E che arriva il ragazzo di 17 anni che mi mette la base, il pezzo con l'autotune, che poi non azzecca una nota, tutto timido, robe. Fa cagare. Cioè, un conto sei la Allora padronanza dell'autotune, se lo sai utilizzare veramente, lì allora puoi fare delle. abbiamo messo Su d'accordo questo, Vincenzo e Maruego, che no, era. su questo do ragione a Maruego.
Cioè, nel senso che a me fa cagare anche il distorsore della chitarra elettrica, per dirti, no? Perché comunque se tu lo prendi come strumento musicale, poi ne fai l'uso che vuoi. Se fai l'abuso è a tuo rischio e pericolo. È che è diventato un po' come la coperta di Linus per molti, no? Ho l'autotune, quindi mi posso permettere di cantare la qualunque. E non è questione di bel canto, perché anche il bel canto a me fa cagare. Cioè, mi interessa molto di più il livello comunicativo che si stabilisce. Se l'autotune diventa strumentale a qualcosa che migliora te, ci può anche stare, però puoi anche emanciparti dall'autotune, no? E quando ne abusi è un po' come con tutto il resto di cui si abusa, no? Rischia di far male. Poi non è detto che lo usano tutti perché è bello, probabilmente sembra bello perché lo usano tutti. È proprio questa cosa che bisogna cercare di sconvolgere, di rivolgere e Alberto di Fortis, hai mai rivoluzionare. usato Se l'autotune? guarda T-Pain, T-Pain è uno che ai tempi ha stuprato l'autotune, però se gli chiedi di cantare, ti canta davanti, cioè, tanto di cappello. Che non ne ha bisogno, chiaro, è quello che intendo io. Cioè, se non ne hai bisogno e lo usi per finalità, come hai detto tu, no? Quel momento melodico della canzone, del pezzo che sto facendo, secondo me necessita di autotune. Va bene, lo usi, ma non ne abusi. È diverso il discorso tra uso e abuso, capisci? È come della droga. Alberto Fortis, non so se sei ancora tra noi, ma tu l'hai mai usato l'autotune? Non ci sente. Non ci sente, no. Non. Ah, è successo. Alberto, mi hai sentito? Hai mai usato l'autotune? Comunque, detto per inciso, Ezio, Dimmi. Ezio, detto per inciso, a me fa cagare anche l'autovelox. Quello non solo, non solo il discorso ovviamente dell'effetto, hai detto bene, Vincenzo, l'effetto è un qualcosa che va usato secondo me con moderazione e gusto. Poi c'è anche qualcosa che magari non può rientrare nel gusto soggettivo di noi, Ovviamente. no, ma se diventa una cifra stilistica dopo un po' ovviamente stufa, ma Certo, ma possono tu fare. pensa anche a quanti assoli di chitarra sono diventati noiosissimi, grazie al Sì, ma distorsore, grazie. anche posso dirti che quando io sentii per la prima volta da ragazzino Jimi Hendrix usare il wah-wah, non sapendo neanche che cosa fosse, per me era come se la sua chitarra mi stesse parlando, no? Poi è ovvio che se quell'effetto lì così suggestivo, così, come dire, imprevedibile, e se poi lo usi sempre, appunto, come il discorso dell'aglio che Esatto, prima, no? Poi esattamente. diventa una cosa troppo abituale che ti fa togliere la sorpresa e rischia di appiattire il tutto. Io non so se riesco a fare una domanda a Maruego, se no aiutami tu, Andrea. Maru, lo senti Ezio adesso? No, Maru non sente nemmeno più me. sono un conduttore isolato. Semmai rispondi tu, Andrea, no? Quanto studio c'è dietro a questi ragazzi che fanno trap? Sarà che io sono fissato col fatto di, come dire, studiare, di avere un background culturale, ma non solo tecnico, anche culturale di ogni attività che noi vogliamo praticare. Ecco, e, diciamo, mi chiedo e vorrei chiedere appunto a chi questa musica la conosce, la pratica, quanto studio c'è dentro e quanta voglia di migliorarsi studiando. Studiando, ascoltando, approfondendo, leggendo, guardando film o qualsiasi tipo di fonte di ispirazione o che possa elevare il livello di creatività e di arte di ciò che si fa. Rispondo io, vediamo se c'è Maruego. Hai sentito la domanda di Ezio? Se sei ancora. Sì, secondo me dipende da persona a persona, comunque ognuno dipende da che cosa vuoi fare. No, ma io chiedevo a E te. io Nel tuo sì, caso, dice. nel mio caso sì, c'è una ricerca, c'è una crescita personale. Ovviamente io sono marocchino, già per me è difficile nel senso. Cioè, non sempre ho dimestichezza con la lingua italiana, comunque, no? E anche il fatto stesso di prendere dimestichezza con la lingua italiana e di fare certe cose, di farle arrivare ad un pubblico italiano, per me quello è già migliorare, comunque, perché, non so, bisogna sempre migliorarsi, penso.
cioè, ma in questo in tutti i campi, cioè. Sì, infatti era quella di nell'aspetto linguistico, ma nell'aspetto musicale invece, cioè tipo io mi cioè ci sono tanti ragazzi anche molto più giovani di noi, Maru, che passano le nottate in studio, cioè è ritornata comunque anche una ricerca musicale, devo dire, cioè non è quella roba che cioè come molti pensano dall'esterno che minchia è tutta uguale, fai tutta di montaggio, no, dietro ci sono, c'è tanto studio, ci sono nottate intere passate negli studi di registrazione, questo è, me lo puoi confermare, no? Sì, sicuramente, si spende molto tempo, comunque anche per scrivere, cioè tu pensa, io la penso così, comunque per scrivere un pezzo devi immagazzinare qualcosa, no? E tu questo qualcosa lo immagazzini in un determinato arco di tempo. Non puoi pensare di scrivere un testo. Cioè, io parlo sempre di me nelle canzoni, no? In prima persona, no? Quindi ho bisogno di immagazzinare qualcosa per poi riportarlo scritto. Cioè, quindi non si tratta di un lavoro di un giorno, ma bensì di parecchio tempo. A volte può anche durare anni. Senti Maruego, non so se riesci sempre a sentirmi, sono sempre Ezio. Sì, adesso ti sento. Semi muto e semi isolato. Prima parlavamo della tematica del denaro, no? Nella trap, seppur in senso generale, però io mi ricollego anche al discorso dei contenuti e del messaggio. In Terra Bruciata c'è un messaggio forte, c'è una narrazione, per usare le parole di Cinaschi, molto precisa, in parte autobiografica, però una narrazione di una vita di periferia nella quale molte persone che la vivono si possono identificare. Ecco, tutto questo però appunto a volte cozza con l'immagine, no, che viene data a questo genere musicale, secondo Andrea Bertolucci, un'immagine che non corrisponde al vero. Tu che ci puoi dire da questo punto di vista? Io non ho mai conosciuto, premetto, nessun artista in vita mia che non volesse avere successo, no? E quindi successo vuol dire ovviamente anche un beneficio economico, ma quanto anche nel tuo caso questa rincorsa è prioritaria rispetto invece alla comunicazione, alla narrazione di un mondo che poi è il tuo mondo, ma è quello in cui si ritrovano un casino di persone? Ma guarda, dipende appunto, come ti dicevo prima, dipende da che persona sei, perché se vogliamo i soldi, tutti siamo capaci a fare i soldi, basta non porsi dei limiti, basta non mettersi dei paletti e attirare l'attenzione ad ogni costo, no? Però poi non mi sembra la maniera corretta, ecco. Quindi non sempre è una questione di soldi, è una questione anche di rivalsa, di dire la propria. Io uso la musica come psicologo, cioè, quindi, però poi nel contorno ci faccio anche due soldi, ma non è che inizialmente penso a fare musica perché voglio fare soldi. No, io scrivo un testo come se fosse il mio diario personale o... non so come spiegartelo, è uno sfogo. Poi chiaro, poi dopo vengono i soldi. Io quando ho iniziato a fare musica non ho mai pensato ai soldi. E ti dirò, ho fatto un sacco di soldi e ho speso anche un sacco di soldi. Però è così. No, hai risposto, cioè, benissimo. Chi lo fa non lo deve fare per soldi, perché lo deve fare per passione e per altre motivazioni. I soldi sono sempre il contorno. Chi lo fa per soldi poi di solito non riesce mai a farlo. E sono quelli che lo fanno per soldi sono quelli che dicono, io ho avuto la vita così, però poi ce l'ho fatta. E montano una cifra di storie, si appropriano di storie degli altri per gonfiare la propria. Quindi non so. Allora, cioè, ragazzi... ormai è... No, vabbè, niente, dai. No, ti ringrazio, è stato sufficientemente chiaro il tutto. Dicevo, noi siamo arrivati in conclusione, perché è 1:04:31 che parliamo di musica, che come diceva la grande Laurie Anderson è come danzare di architettura, però noi comunque insistiamo e non demordiamo.
voglio ringraziare tutti i nostri ospiti, Vincenzo Costantino Cinaschi, che sta facendo lezioni e botteghe anche di poesia, giusto? Sì, 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 ho messo in piedi nella mia riesistenza, più che resistenza a tutta questa annata, mi sono inventato la bottega online di scrittura, che è diventata più una palestra di scrittura e sta funzionando abbastanza bene. E in più qualche istituto scolastico, anche la scuola di musica del CPM mi ha contattato per dei corsi di songwriting e di scrittura, insomma. Mi sto muovendo verso la docenza, senza la pretesa di insegnare, ma di educare. Che tra insegnare ed educare, insegnare significa lasciare un segno, educare significa tirare fuori. A me piace più tirar fuori che lasciare un segno nei ragazzi. Per cui... Grazie Andrea Bertolucci, il tuo libro Trap Game, i 6 comandamenti del nuovo hip hop, che è pubblicato da Oebli, che sta andando molto bene, che ti sta... Vedi, creando anche nuovi e affezionati lettori come il grande Piero Casiraghi, che ti ha fatto i complimenti in diretta. Grazie. Grazie Maruego, grazie anche per aver partecipato. Grazie a voi. Andrea, che con la tua ottima testimonianza, ricordo che il tuo nuovo singolo si chiama Terra Bruciata, è sì. Molto carino, sia la canzone che il videoclip registrato nella tua Pioltello, giusto? Yes. Bravo. Alberto Fortis, grazie mille, non so se ci sei stato o non ci sei stato, ma sei sempre mentalmente e nel cuore connesso con tutti noi. Se ci sei, batti un colpo, se no ti salutiamo con grande, grande calore e diamo appuntamento a tutti a venerdì prossimo, al 12 marzo, perché sapete che l'uomo ancora si pone con queste nuove ricerche spaziali la domanda se ci sia o meno vita su Mars 50 anni fa. David Bowie ci aveva già dato la risposta e quindi dedicheremo a David Bowie la nostra Music Room di venerdì 12 marzo. Poi, come si dice, stay tuned e non out tuned, ma con TV e la musica buona, vecchia e nuova transita da qua. Grazie e buona serata. Ciao a tutti. Ciao.